Occhio a Rivara per le festività natalizie, tanti eventi dedicati soprattutto ai bambini. Soprattutto ai bambini, perché il Natale è per i bambini. Quindi ho visto oggi pomeriggio tutti i ragazzi delle scuole che sono esibiti in canti da Zecchino d'Oro, come dico, ho detto loro, brave le maestre. E poi brava la Proloco che ha organizzato un bel albero di Natale che tutti i bambini hanno addobbato con palline disegnate e colorate da loro. Quindi bel Natale per i bambini, soprattutto. Particolarità di quest'anno sono i presepi itineranti. Allora, i presepi itineranti non è proprio una novità di quest'anno, ma è un'iniziativa che già da qualche anno ha preso piede a Rivara. Da qualche anno facciamo parte del circuito dei presepi, dei paesi che propongono dei presepi. Quest'anno si è arricchito con altri due comuni, quindi siamo 15 comuni che hanno presepi da visitare in tutto il Canavese, specie nell'Alto Canavese e Valli di Lanzo. A Rivara ce ne sono una sessantina esposti che invitiamo tutti a venire a vedere perché sono carini, sono curiosi. Quella che è la novità quest'anno è il presepe itinerante, quello che si troverà in giro per il paese, che sono queste sagome di cartone dipinte che praticamente sono anche un'attrattiva che qualcuno volendo potrebbe anche diventare un personaggio del presepe facendosi una foto. La natività rimarrà nel parco di Villa Ogliani. Quest'anno l'albero di Natale più alto d'Europa non è stato addobbato ma illuminato. Sì, è una scelta che abbiamo fatto perché quest'anno per non perdere comunque quella che è la nostra tradizione di albero più alto d'Europa, vivente di Natale più alto d'Europa, abbiamo scelto di illuminarlo. Lo illumineremo con dei proiettori che renderanno comunque l'atmosfera sicuramente carina e natalizia, preparandoci a tra qualche anno dove vogliamo poi rilanciarlo con le dovute maniere. Quest'anno sarà colorato con le luci in proiezione.